collaborazione con Happy Moto Triumph Torino, GR Motor, Motorex. Bentrovati, comincia una nuova stagione di A Proposito di Moto, la vostra, spero, trasmissione di moto preferita. E come al solito, lo sapete, noi cominciamo ponendoci delle domande. Una di quelle che ci facciamo quasi tutti gli anni è chi vincerà la MotoGP di quest'anno. E lo facciamo, come al solito, con gli ospiti che tra un po' vado a presentarvi. Vi ricordo soltanto che se volete scriverci, il nostro indirizzo è a proposito di moto@gmail.com, scusate, e andate a cliccare sul nostro profilo Facebook, A Proposito di Moto, e mettete mi piace se non l'avete ancora fatto. Detto questo, staremo insieme per qualche settimana. Vado, come al solito, a presentarvi gli ospiti con cui faremo la puntata di oggi. Alla mia destra c'è Vittorio Angela. Ciao Vittorio. Ciao, bentornato. Vice presidente vicario dell'FMI, Federazione Motociclistica Italiana. Corretto? Bravissimo. Bravissimo. A fianco a te un altro uomo dell'FMI, Walter Carbone, che è il presidente dell'FMI Piemonte. Io la chiamo così. Va benissimo. Correttamente sarebbe, com'è? Comitato regionale Piemonte, cioè, è la persona che ha preso il tuo posto in federazione. Sì. A fianco a Walter c'è Mario Rolandi, ciao Mario. Buongiorno. Mario è un costruttore di pit bike, mini GP, eccetera, sì. Poi ce lo dirai meglio. E tu sei il tech manager della Rotec Power Bike Italy, giusto? Sì. Poi sei anche un team manager, perché con quelle motori fate anche delle corse, ma poi ci spiegherai meglio. Bene. A fianco a te c'è Jarno Ioverno. Ciao, ciao Jarno. Jarno è un giovane pilota, perché hai solo 16 anni, sì, mi sembra, esatto, che corre nel regionale piemontese, sì, e più tardi insomma ci racconterai di che cosa fai, come sta andando la tua stagione. Vabbè. Allora, come vi ho anticipato, ci chiediamo chi vincerà la MotoGP quest'anno, che non è certo un pronostico facile da fare, però ci proviamo tutti gli anni, di solito non ci azzecchiamo mai. Vediamo cosa riusciamo a fare quest'anno. Vittorio, comincio da te. Chi vince la MotoGP quest'anno? Per capire chi può vincerla, dobbiamo basarci su quello che è lo stato dell'arte, quindi come vanno le moto in questo momento, soprattutto chi c'è sopra, e direi che a sto punto correttamente il nostro Marc Marquez è in testa. Mi spiace che Valentino, anche l'ultima gara, aveva le moto che non andavano tanto, difatti i piloti Yamaha non, quindi se dovessi scommetteresti su Marquez? Sicuramente sì, non vedo chi potrebbe poi è anche bravo, magari non è simpatico, però è bravo. Beh, che simpatico credo che non possa essere simpatico forse a qualche spagnolo. Però, cioè io dalla mia posizione devo dire scusa se ti interrompo, qui c'è qualcuno a cui è simpatico Marquez? Purtroppo. Ma io devo dire che sono un estimatore. No, attenzione, simpatico. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che sia un grandissimo pilota. Simpatico. Ti è simpatico Marquez? Simpatia, se è generata da espressioni in pista e comportamento fuori pista, non lo vedo proprio antipaticissimo. Ah. Poi è ovvio che per una certa parte di tifosi simpatizzanti di altri piloti può magari essere visto male. Ma diciamo, ma non so, secondo me non fa molto per essere simpatico, soprattutto anche nei confronti dei suoi compagni, ma comunque sì, dire. Sì, no. Io posso dirti una cosa. Nel 2015, quando ci fu il famoso, sì, diciamo, tra virgolette, biscotto, quello, okay, che fu definito biscotto, che ci sia stato o meno, non lo sapremo mai. Io andai a vedere il suo profilo Facebook e c'erano gli spagnoli che lo insultavano. E questo è indicativo, Perché in realtà ci sono, anche in Italia ci sono quelli che insultano Rossi, anzi è uno sport ben praticato, però vabbè, questi sono dettagli. Walter, anche secondo te Marquez è... A mio parere la sua giovane età, il suo talento, quest'anno lo porteranno sicuramente a vincere il mondiale. A mio parere lo
non vedo antagonisti. Sì, in questa fase della stagione non è facile dire, perché comunque sì, la classifica è molto corta, insomma, non, però lui ha, però si cominciano già a vedere determinate, la Honda sembra andare bene, la moto, la Yamaha sembra andare male, andare diversamente. Poi il ha anche un bel fattore C nelle sue prestazioni. E quindi... Qualcuno dice che sia un fattore tecnica più che un fattore C, però giusto Mario, tu la pensi così? Io penso proprio che sia una delle caratteristiche un po' uniche di Marquez. Ha qualcosa di più che penso che negli ultimi anni sia visto quasi mai. Forse lo stoner di Ducati aveva queste caratteristiche particolari dove riesce fare delle cose che non si vedevano più da tempo, si vedevano ai tempi di moto dove non c'erano controlli di trazione, dove non c'erano sistemi elettronici. Questo è il mio parere, quindi poi comunque i regolamenti andrebbero rispettati, indubbiamente su quello lì, l'antipatia che viene generata dal comportamento che gli è stato permesso di fare lì non ci piove, cioè voglio dire, è stata una cosa poco gradevole. Partenza un po' azzardato. Ma se Jarno, se tu facessi una cosa del genere quando fai il regionale, cosa ti fanno? Beh, sicuramente da quello che so dovresti partire dalla pit lane. Non puoi spegnere la moto in griglia e rimanere lì, cioè farla ripartire. Però pare che lui ha dichiarato che ha chiesto cosa doveva fare al commissario di gara, e il commissario di gara sia stato un po' incerto. Poi non so se sia vero o meno. Diciamo però ci sono i regolamenti, ho detto. Però lui dovrebbe conoscere il regolamento, no? Ma non è neanche stato fatto rispettare il regolamento proprio sulla procedura di partenza. No, sì, certo. Via. Cioè, esatto, se c'era uno schierato con le gomme Rain, certo, insomma. Jarno, per te invece, dal punto di vista del pilota, chi ha buone possibilità quest'anno in MotoGP? Sicuramente, anche secondo me, Marquez è il leader in questo momento, è molto bravo fisicamente, è preparato al top, ha una moto che gli permette di vincere, e per quanto appunto, come ho detto prima, non mi sta molto simpatico, è veramente molto bravo a livello di tecnica e per ora è il numero uno. Possiamo sperare nella Ducati eventualmente, se non si autoridono. Allora, se Dovizioso la smette di buttare giù, Lorenzo la smette di buttare giù Dovizioso, comunque Dovizioso secondo me è un ottimo pretendente al titolo, perché sì, la moto sembra andare come l'anno scorso e è cresciuto molto questo pilota. Il pacchetto c'è. Il pacchetto c'è, se smettono di buttarlo giù magari... Diciamo che lui riesce a guidarla. Lui riesce a guidarla. In teoria Lorenzo dovrebbe essere un campione anche lui, però non riesce a guidarla, come non riusciva Valentino Rossi. Tanto, se voi sapete che il contratto di Dovizioso è fermo perché credo che chieda più soldi di quelli che gli offre la Ducati, eccetera. È così. Ma secondo voi la Ducati gli deve dare questi soldi? È giusto che lui prenda meno di Lorenzo? Ma Lorenzo è pluricampione. Bravo. Lui non lo è. Bravo. Quindi è questo, no? Allo stato dei fatti, insomma, è vero che Lorenzo sta dando risultati alla squadra, però Lorenzo quando è stato ingaggiato era un pluricampione del mondo. La legge del mercato è quella, è così. Quando una squadra punta su un titolato lo paga quello che è. L'altro era un outsider. In questo momento se potessero lo metterebbero in panchina, ma non si può. credo che lo metterebbero volentieri in panchina. È proprio una moto difficile da guidare fuori dai canoni, quindi quel motore lì così lunga la moto, quindi ha dei pesi tutti diversi rispetto alle altre, e quindi è difficile, Zarco, secondo voi sta facendo questi risultati perché ha una moto che va senz'altro meglio di quella ufficiale, o c'è una reale potenzialità? Mario? Io penso che sia forte questo ragazzo. Penso che a quei livelli sono tutti veramente forti e bravi. La differenza è stiamo certo parlando di qualche decimo, quindi ovvio che si devono creare delle condizioni. Penso che il feeling, il rapporto che si è creato tra la squadra e lo stesso pilota non si è creato in altre squadre Yamaha. Ok, sono due, però
penso che sia quello, un po' come il feeling che c'è tra un Marchezza e la Honda e il suo team. Ovvio che il livello è suo e superiore agli altri che usano la Honda. Secondo te non è andato in Yama, non andrà in Yama ufficiale perché, dico, come dicono, Valentino ha messo un veto, oppure solo perché non c'è posto, perché ci sono già Valentino e Vignales? Non saprei. Non... Perché l'anno prossimo non ci sarà una Yama. Sembra che la Tectura non abbia... La Tectura sarà KTM. Ha firmato per KTM. Ha firmato per KTM ufficiale. Quindi... Qui uno dei due... Ecco, tra l'altro la KTM, come la vedete? Perché sembrava che... Hanno un potenziale enorme. Sì? Cioè? Hanno il main sponsor, forse il più contributivo che esiste sul Red mercato. Bull, quindi sicuro. Hanno anche gli ingegneri. Arriveranno, secondo me arriveranno i risultati. E poi se decidono, come hanno deciso nel motocross e nell'enduro a suo tempo, di andare a vincere, hanno la potenzialità, la testa, il layout per farlo. Quindi. Per cui KTM arriverà sicuramente, perché mi aspettavo qualcosina in più e quest'anno. Prenderà Marquez, penso, una volta che è un altro pilota di cui lui si parla, ma è ovvio, hanno il main sponsor, hanno lo sponsor insieme, cioè insomma loro lì ci saranno veramente i rialzi contrattuali che non invece si sono mai visti. Al volo, secondo voi Lorenzo dove va l'anno prossimo? Potrebbe andare in Suzuki? Non ha tante alternative. Ducati non rimane. Non ha molto da poter... Ma scegliere sicuramente è appetibile, perché comunque è un plurititolato, quindi gli sponsor decidono anche loro, quindi non saprei. Potrebbe essere una buona soluzione, forse più per lui che perché comunque che per la Suzuki. Il suo problema in questo momento è il fatto di non riuscire ad adattarsi alla moto, no? Credo che siamo d'accordo su questo. Non mi stupirei se andassi in Honda alla fine, perché comunque... Se in lui... Honda? Al posto di Pedrosa? Sì. Però la convivenza con Marquez sarebbe un po' complicata. Vabbè, allora abbiamo terminato la prima parte della nostra trasmissione, adesso una breve pausa e ci rivediamo subito dopo. Bentrovati, prima di proporvi la scheda di questa settimana vi ricordo ai torinesi che il prossimo sabato c'è un Demo Ride Triumph in Piazza Grannale, non perdetelo perché ci sarà la possibilità di provare tutte le moto della gamma Triumph. E adesso vi proponiamo la scheda della Husqvarna Bitpilen 701. Pochi mesi dalle versioni 401, Husqvarna completa la gamma del Real Street con la Bitpilen 701, da poco disponibile nelle concessionarie. La Bitpilen 701 rappresenta una delle proposte più personali degli ultimi anni, una moto da strada divertente e leggera, dal design essenziale, alimentata dal potente motore monocilindrico da 692,7 cm3, che equipaggia la KTM Duke. Un propulsore con tecnologia all'avanguardia sia in termini di costruzione che di gestione elettronica, che sviluppa una potenza massima di 75 cavalli e una coppia massima di 72 Nm. La ciclistica comprende freni Bembo e sospensioni VP. Il prezzo è di poco superiore ai 10.000 euro. La famiglia dei modelli Bitpilen è affiancata da una completa linea dedicata di parti originali, accessori e abbigliamento. Allora, vi ho visto che eravate distratti, adesso vi interrogo sulla scheda. Io mi trovo bene. Vi piace questa moto? No? Secondo me è un'ottima proposta. Io? Bella, motore della Duke 690.
su una, un'estetica un po' vintage, ma tra virgolette molto essenziale. Non è male, secondo me avrà successo. Ah, me lo auguro, insomma. Anche beh, ce lo auguriamo, certo, per carità. Ci auguriamo sempre che abbiano successo, perché per noi è meglio. Magari con dei motociclisti nuovi, non quelli vecchi che la cambiano la moto per andare su quella, ma gente nuova che va in moto e decide di usare quella moto. Intraprendere quell'avventura lì. Va bene, allora, abbiamo stabilito che, se prima tutti d'accordo sul fatto che Marquez vincerà di nuovo il mondiale, Valentino non vi chiedo, perché con la moto che ha quest'anno, se non farà dei migliori, poi sai, tutto può succedere. Se non ci sarà qualche miglioramento con quella moto lì, non arriviamo da nessuna parte. L'unico che potrebbe ostacolare Marquez allora è Dovizioso. Lorenzo, sappiamo che insomma attualmente Lorenzo in classifica è 18esimo, per cui credo che non ha fatto 6, 5 e un punto, cioè non credo proprio che sia. Va bene, allora dedichiamoci un po' di più agli ospiti. Partirei da Jarno. Sì. Tu corri il regionale piemontese. Esattamente, sì. Che hai già corso l'anno scorso. Sì, e esatto. L'anno scorso com'è andato? L'anno scorso, facendo i rookie, la categoria minore dei 600, sono riuscito a vincerlo e a fine anno mi sono ritrovato fra i primi 5 del campionato, quindi ero molto soddisfatto. E quest'anno abbiamo deciso di intraprendere la stessa strada, però nella categoria maggiore, quindi negli expert, e partendo convinti di arrivare fra i primi 10 per avere una buona posizione. E nonostante la nostra idea, sono riuscito a vincere la mia categoria, arrivare secondo assoluto in mezzo ai 1000. Quindi ero, insomma, direi che sta andando bene, insomma, ci sono buone prospettive. Senti, e la moto è una tradizione di famiglia o hai dovuto combattere per... Una lunga storia. Io ho iniziato a giocare a rugby per scelta mia, fino a quando un giorno mi sono innamorato di una mini GP e ho chiesto a mio papà di farmi fare una gara, tra l'altro sotto l'acqua, e sono riuscito a vincerla, la mia prima gara della vita. Quindi da lì ho smesso rugby e ho iniziato motociclismo a livello professionale. Però i genitori che lavorano nel mondo delle due ruote, sì, non ti hanno ostacolato? No, anzi. Mi hanno aiutato in questo sogno che cerco di raggiungere. Bene, mi fa piacere. Senti, il sogno come vorresti concretizzarlo? Vabbè, il massimo del sogno sarebbe arrivare in MotoGP o in Superbike, quello sarebbe il top, diciamo. E in questo momento, il prossimo anno, vorrei andare in un CIV o in un National Trophy, in modo da salire di categoria ulteriormente e appunto cercare di raggiungere questo obiettivo della Superbike, mettiamola così. Riesci anche a studiare? Sì, è una lunga storia tra palestra, studio e allenamenti comunque in moto, perché sono cose che si accavallano una sopra l'altra e faccio abbastanza difficoltà, però nonostante questo non ci sono problemi. Ti rimane poco tempo per gli amici, però insomma la tua esatto, la passione viene prima. La passione, sì. Ok, vabbè. Allora ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie. E invece vorrei che ci raccontasse qualcosa anche Mario. Mario, tu sei un produttore di, abbiamo detto prima, Pit Bike. Sì, ho iniziato la mia attività, oltre al mio lavoro solito che ho sempre fatto, con le Pit Bike. Per scherzo, mi sono fatto una moto per me. Perché, scusami, proprio molto sinteticamente, sì, la tua storia prima di questa attività? Ma io sono un artigiano restauratore, quindi il mio lavoro nasce così nel legno vetro, ecco. Okay. Quindi poi l'attività mia che ho fatto è stata nel cross breve, mi sono fatto male, poi non c'erano economie, quindi scelte sbagliate anche quel breve periodo. Poi brevemente ho fatto un po' di attività con l'enduro, rally, motorelli, e lì ho fatto buoni risultati, ho fatto una buona carriera. Ho avuto l'opportunità di correre, che è fondamentale, con aziende e squadre direttamente assistite, quindi i risultati hanno avuto chiaramente ho fatto dei bei risultati. Dopodiché ho fatto un periodo che chiaramente dovevo dedicare un po' tutto anche alla mia persona, alla mia famiglia, così. E senti, ma questo è il mercato di queste moto che tu produci. Tra l'altro la tua azienda si chiama Rotec Power Bike Italy. No, l'azienda è la Rotec Power Bike. Sì, Rotec Power Bike.
Avete un sito internet dove qualcuno può andare a vedere che cosa fate? Sì, ho una pagina Facebook che è Rote Power Bike oppure sì. Rote GP Factory Racing. Ho distinto le due attività, le pit bike. Una la fase produttiva e l'altra di corsa. Una la fase azienda come costruttore e attività con le pit e poi invece il settore fatto con le GP che è un settore nuovo proprio per noi. È nata proprio fine 2015, però ci ha dato subito dei discreti risultati. Sono tutti mezzi esclusivamente per la pista, giusto? Sono tutte moto non omologate per la strada, no. Sono tutte moto... Si comprano per andare in pista. Esatto. O quelle, diciamo... O la GP tradizionale a ruote da 17, esatto. O la Mini GP 12 e le pit bike nella versione cross e nella versione motard, quindi... E il vostro campionato è quello, mi dicevi che fate il campionato spagnolo al momento? Sì, quest'anno noi direttamente facciamo il CEV, ma per una semplice ragione, abbiamo un ragazzino sul quale puntiamo ed è giovane, ha 11 anni, appena fatto 11 anni ma è molto bravo, quindi qui l'attività l'abbiamo fatta l'anno scorso con lui, ma era col cinquantino, quindi con la ruota è da 12 e non era proprio a suo agio, quindi abbiamo provato su interesse più che altro del genitore a fare là. Quest'anno avremo una squadra che usa delle nostre moto nel CIV Junior, sempre con i cinquantini. La pre-moto 3, quindi al CIV, per quest'anno non rientreremo un altro anno perché verrà di nuovo cambiato il regolamento. Ecco, col regolamento che sarà attuato da un altro anno sono un po' più predisposto. C'è una cilindrata, cavalleria, okay. Quindi... Walter, la velocità come va per quel che ti riguarda, cioè in Piemonte, insomma, come sta andando? Piemonte è una realtà abbastanza importante, direi, grazie a degli ottimi organizzatori hanno messo in piedi questo CRV che sta funzionando, ci sono buoni iscritti, degli iscritti e faccio i complimenti a Jarno che sta facendo un'ottima carriera e porta avanti anche il discorso CRV piemontese. Senti, invece Vittorio, fai anche tu qualcosa adesso che sei a Roma oppure vai solo a fare grandi riunioni? Cosa fai? Di cosa state... T'ha dato del politico, brutalmente. Mi permetto perché Vittorio lo conosco da tanti anni, mi permetto di prenderlo in giro. Ma è un ruolo sicuramente diverso da quello della presidenza regionale, si ha una visione un po' più allargata, io poi in particolare mi occupo di moto d'epoca, sono presidente del registro storico, quindi che per noi è un settore importantissimo perché oltre a portarci dei tesserati ci consente di salvaguardare quello che è il patrimonio storico delle moto in Italia. In 30 secondi, questo passaggio, questa esclusione dei mezzi ventennali dal bollo agevolato, eccetera, ha creato qualche problema da questo punto di vista? Molti. Molti. Molti perché comunque sono leggi, attualmente l'unica regione che è, in cui è attiva questa cosa di ventenni è la Lombardia. Tutte le altre regioni hanno dovuto recedere. Su una direttiva nazionale, non per volontà della regione, ma sulla direttiva nazionale, la regione Lombardia invece non l'ha fatto perché questa cosa era antecedente. Sì. Comunque è stata una cosa poco furba, mi ricordo che l'ASI fece due conti che dimostravano che il gioco non valeva la candela per il governo. Assolutamente no. Assolutamente no. Vabbè. Allora, abbiamo finito anche il secondo blocco, io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Vittorio, grazie. ringrazio Walter, ringrazio Mario, ringrazio Jarno, ancora grazie. Un grosso bocca al lupo per la tua carriera. Grazie. A voi do appuntamento per la prossima settimana. La prossima settimana parleremo di come si diventa test ride di moto, ma in generale come si entra a lavorare nel settore delle due ruote. Non mancate. Vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo che la motocicletta è uno dei motivi per cui vale la pena vivere. Grazie e a presto. In
collaborazione con Happy Moto Triumph Torino, GR Motor, Motorex.